Ciao a tutti! Benvenuti un'altra volta al mio canale La Mia Vita in Italia. Oggi vi voglio insegnare a preparare una maschera naturale che da me nella Repubblica Dominicana si usa molto fare con gli ingredienti naturali che abbiamo nel nostro frigorifero. E la cosa interessante di questa maschera naturale è che la puoi preparare con delle cose che troverai nella tua dispensa, come l'olio d'oliva, le uova, le banane anche vanno molto bene, la maionese, avocado che costa un pochino in più ma si trova l'olio di cocco e aloe vera. E se hai i capelli grassi la dovete applicare soltanto della metà alle punte, che è la parte che generalmente sta più disidratata dei nostri capelli. Se voi state come me con i capelli così bellini, biondini, che hanno passato per questo procedimento così invasivo che è la descolorazione, vi invito a che provate questa maschera naturale che funziona di meglio che qualsiasi maschera industriale che troviamo nei commerci. Perché? Perché queste maschere non hanno prodotti chimici, neanche conservanti, per giustamente conservare il prodotto. È completamente naturale, la potete preparare al momento e applicare mentre voi fate i servizi a casa e dopo vi sciacquate e fate il shampoo normale. Non vi preoccupate che non pozza, non è strano, non rimangono i residui nei capelli e vedete i risultati positivi immediatamente la applicate per la prima volta. Potete rimanere minimo mezz'oretta con la maschera nei capelli e funziona alla grande. E niente, andiamo a vedere come si prepara questa maschera magica. Accompagnami! Avete visto come è veramente facile preparare questa maschera? Se non avete il robot a casa, la potete fare tranquillamente con la forchetta. Fatela venire bene omogenea, così l'applicazione è più facile. E non vi preoccupate che si sciacqua tranquillamente con il shampoo come fate regolarmente. E vi ricorderete di me, soprattutto se hai i capelli processati così come ce l'ho io, che è molto bello ma i capelli soffrono molto. L'unica cosa che ti fa tornare la brillantezza nei capelli e quella forza sono le maschere naturali. Così provate a farla e mi fate sapere come è andato il risultato. E niente, se questo video ti è piaciuto, ti ha aiutato, non vi dimenticate di iscrivervi nel mio canale e regalarmi
un bel like per continuare così motivata facendo questi video e faccio per voi con molto amore. Non vi dimenticate anche di seguirmi nel mio social, in Instagram Luciana Gombi e nella mia pagina di Facebook La Mia Vita in Italia, così rimaniamo collegati uno con l'altro. E niente, io sono Luciana Gonzalez e ci vediamo alla prossima. Vi invio molti baci e alla prossima!